Amiche ed amici di Rete 8 Sport, una cordiale buonasera da Lorenzo Valeriani e soprattutto un bentornati ad Eccellenza On Air, la rubrica settimanale di Rete 8 Sport che ovviamente parla di eccellenza, quest'anno ancor di più, un campionato davvero davvero interessante, e siamo a circa 24 ore dal match clou di questa giornata, e cioè quello tra l'Avezzano capolista e l'Aquila, l'inseguitrice insieme al Giulianova dei biancoverdi di Torti. Sarà principalmente una puntata incentrata su questo big match, ma ovviamente come sempre daremo un occhio di riguardo anche agli altri incroci, perché sia in alta classifica ma soprattutto in coda vedremo dalle statistiche, soprattutto dalle classifiche, insomma, che c'è tanto da discutere, tanto da dibattere. Inizialmente però, come sempre, vado a presentare i miei ospiti che questa sera mi faranno, anzi ci faranno compagnia. Un caro saluto, lo abbraccio nuovamente, perché ogni qualvolta lo chiamo è sempre presente, a prescindere poi dall'andamento e dai risultati della sua squadra, il direttore sportivo dell'Avezzano Calcio, Luigi Ridolfi. Ciao Luigi, buonasera, come buonasera. Stai? Bene, bene, tutto bene, grazie. E l'Avezzano come sta? L'Avezzano ci siamo allenati bene, quindi abbiamo fatto questa vittoria importante domenica, quindi adesso aspettiamo questa partita, sappiamo che è difficile, ma l'aspettiamo. È il vero bivio, Luigi, diciamo, in questi ultimi match, oppure secondo te c'è ancora tanto da dire e tanto da fare per sognare e toccare la cognata Serie D? Ma no, mancano 8 partite, quindi passata questa ne mancano 7, quindi 7 partite sono 21 punti, quindi chiaramente è una partita importante, ma è una partita come le altre 7, perché se tu vinci questa e le perdi tutte e 7, poi è la stessa cosa, no? Quindi ne manca tantissimo, è lunga. È un big match, ma vale sempre 3 punti, ovviamente. Bravo, bravo, perfetto. Torno presto da te, Luigi, vado a grazie. Salutare gli altri ospiti che pian pianino stanno entrando nella nostra stanza virtuale. Ogni qualvolta, come già detto per Luigi, lo chiamo soprattutto per farci raccontare la storia e l'andamento delle squadre, soprattutto aquilane e marsicane. Lui è sempre presente, è un nonno, ve lo dico, non solo anagraficamente parlando, ma soprattutto perché è il nostro nonno a livello giornalistico. Io so che non si offende quando lo presento così, e allora lo saluto con affetto e con un abbraccio, il nostro grande Plinio Olivotto. Ciao Plinio, ti sei offeso, no? No, assolutamente, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti. Ma d'altronde è vero, io penso che quando ho incominciato io, tu ancora, forse non erano nati nemmeno i tuoi genitori, io ho cominciato a dicembre del 76. Guarda, inizio subito con una battuta: quando tu hai iniziato io cominciavo a vedere i primi capelli, va bene? No, non tocchiamo questo argomento, li abbiamo persi tutti e due, dai, ci consoliamo a vicenda. Quando hai iniziato, Plinio? Dai, dimmi, fammi sentire giovane, qualche aneddoto soprattutto. Guarda, già che ci sei, il primo appuntamento giornalistico che hai avuto, parlando di calcio, ovviamente. Allora, guarda, ci vorrebbero alcuni minuti per raccontare, cerco di fartela breve. Io ho cominciato per scommessa con un amico che sarei stato più bravo a fare il radiocronista e poi il telecronista di quello che lo stava facendo in quel momento. Siccome io sono nato e vissuto a pane e pallone, per me Nicolò Caroso, gli Ameri, i Giotti, eccetera, sono stati dei veri maestri, perché all'epoca non c'era altro, quindi diciamo che era una battaglia vinta in partenza. Sei partito subito con una provocazione bella e buona. Ma senti, poi però sai che successe? Che la prima radiocronaca che feci di Spesaro Avezzano, all'epoca non c'erano i telefonini, c'erano i telefoni quelli a disco, e bisognava stendere chilometri a volte di cavo, trovare la casa vicino allo stadio che ti facesse entrare a mezzogiorno della domenica, dovevi aprire la bocchetta della sigla. Sì. Quella volta noi a Pesaro avevamo 2 chilometri di cavo di filo. Beh, ti dirò, entrammo al Benelli, io vedevo metà campo sì e metà campo no, perché era finito il filo, vedevo soltanto una metà campo. In tribuna non potei andare,
E d'accordo con gli amici che stavano con me, dissi loro: se c'è qualcosa fatemi capire con dei cenni dall'alto. E insomma, per fartela breve, alla fine vinse il Pesaro con un gol di Leo Spina, e quel gol lo segnò nella parte di campo che vedevo io. Ma non ti posso negare che fu veramente un battesimo del fuoco. Bellissimo. Poi tra l'altro si doveva spiegare ai titolari della linea telefonica che la chiamata non era ovviamente a carico del destinatario, ma che ci pensava la redazione in quel momento. Qualche volta non era così. Bellissimo, veramente uno straordinario aneddoto del nostro Plinio Olivotto. Eccolo qui, è arrivato un altro ospite, Luigi Prosperi, benvenuto in eccellenza, perché è un battesimo anche per te in questa rubrica settimanale. È vero, ciao Lorenzo, buonasera a te, buonasera agli ospiti, buonasera a chi ci sta seguendo. Sì, è un battesimo, insomma, io come sai questa stagione sono un po' meno presente, però mi fa piacere e ti ringrazio ovviamente dell'invito, e mi fa piacere essere con voi per parlare di questo straordinario davvero campionato d'eccellenza che si sta sviluppando in questa stagione. Sempre un occhio attento da parte tua, Luigi, su campionati più importanti, però il legame con l'eccellenza, perché tu bene o male rappresenti anche un determinato territorio, giornalisticamente parlando, il campionato di eccellenza è sempre un'attrazione, in primis perché sotto l'aspetto tecnico ci regala tante emozioni, e poi perché è anche la vetrina di tanti prospetti, di tanti ragazzi che hanno la voglia e spero anche la capacità di spiccare definitivamente il volo. Assolutamente sì, perché insomma, tu sai che insomma, rappresenta un po', no, il massimo del campionato regionale quando si confronta ovviamente con se stesso. E poi tra l'altro insomma tu insomma, mi confermerai che negli ultimi anni abbiamo assistito insomma a campionati davvero molto divertenti, molto incerti. E, insomma, riflettevo poi insomma, poco fa pensando anche a quello che è l'argomento insomma, di questo appuntamento di questa sera, che quello che sta andando in scena è un po' il primo campionato dopo il Covid, cioè il primo che riaffronta la stagione in maniera completa. Ricorderai insomma che il Castelnuovo era salito di categoria ma non completamente la stagione, anche se ovviamente aveva i punti di vantaggio e quella posizione l'aveva meritata, e poi lo scorso anno insomma quel mini torneo che poi insomma ha decretato la promozione del Chieti. Ma raramente abbiamo assistito a un campionato noioso, a un campionato che non avesse l'incertezza dell'esito finale nelle sue caratteristiche. Mi sembra che anche quest'anno, nonostante tutto, insomma, stiamo assistendo praticamente alla stessa cosa, con nostra soddisfazione che raccontiamo un po' tutto il calcio, ma anche con come dire, l'incertezza di chi lo segue, ovviamente con più tensione da parte dei protagonisti. Grazie Luigi per questo primo intervento. E si diverte spesso la domenica anche il nostro Enzo De Dominicis, perché spesso e volentieri lo vediamo al Fadini o a seguire in generale le vicende del Giulianova che ha rallentato nelle ultime settimane, che non ha approfittato dei piccoli o grandi passi falsi dell'Avezzano, però è sempre lì, è partito senza riflettori puntati addosso, ma la squadra di Mucciconi anche nelle interviste ha fatto capire: occhio, perché ci siamo anche noi, non vogliamo un occhio di riguardo, però vogliamo un trattamento equo rispetto a quello che accade sul terreno verde. Enzo, buonasera a te, bentornato come sempre in macchina al lavoro a produrre per questa società diciamo un po' malata, però se puoi ci metti anche tu lo zampino. Grazie Lorenzo, sei sempre molto generoso nei miei confronti, saluto gli ospiti, saluto chi ci ascolta, chi ci segue. Sì, per rispondere un po' alla tua domanda, mi diverto ad andare allo stadio, a differenza tua che stai bello al calduccio, però non potrei starci perché comunque è questo quello che ho scelto. Quest'anno, come gli altri anni, seguo le vicende del Giulianova che, come dicevi tu, ultimamente un po' ha sprecato due match point, se si può dire così,
per cercare di avvicinare la vetta. Un po' di sale su queste giornate, no? Ancora più di sale, se ce ne fosse bisogno, su queste ultime giornate. Non ho capito, scusa. No, dico, ha buttato insomma un po' alle ortiche delle occasioni anche per mettere un po' di sale, no? A Se fosse stato per il Giulianova non avrebbe messo sale, però ha messo sale sicuramente al campionato, perché diciamo poteva prendere un'altra piega, ma così non è stato, e quindi ha permesso il ritorno dell'Aquila. Ma non solo, perché anche l'Avezzano, avendo rallentato, ha permesso, diciamo, il recupero del capoluogo regionale. Per cui diciamo che un po' tutto il campionato che si è cosparso di sale si è rinvigorito, e altrimenti rischiava un monologo bianco-verde. Per cui adesso staremo a vedere domani, perché domani secondo me è abbastanza importante, potrebbe non significare niente, però già domani potremmo dire qualcosa, potremmo tracciare qualche mini bilancio, qualche primo bilancio, sono convinto di ciò io. Benissimo, staremo davvero a vedere. Lo vado a salutare, appena entrato e abbiamo composto in modo definitivo il nostro mosaico, il direttore sportivo dell'Aquila 1927, Claudio Cicchi. Ciao Claudio, innanzitutto ti abbraccio forte e ti vedo in forma, lo posso dire? Innanzitutto buonasera a tutti quanti. Sì, abbastanza, diciamo che sono pronto per la sfida di domenica. Bene, hai fatto giusto in tempo, no? Ti sei rimesso in forma per assistere a quella che sarà, forse, lo dicevo con Luigi, una gara, non voglio dire bivio definitivo, però ci sono delle partite che valgono più di 3 punti, lo possiamo dire. Beh certo, domenica è una partita che potrebbe definirti la più importante della stagione, però sono convinto che non sia quella decisiva. Noi sicuramente andremo ad Avezzano consapevoli dell'importanza della gara, ma soprattutto vorremmo dare continuità agli ultimi risultati ottenuti in campionato. Sappiamo di trovare una grandissima squadra, però andremo sicuri di fare bene, perché la squadra, diciamo, a parte che abbiamo giocato l'altro giorno in Coppa, però ha recuperato qualche elemento importante, e quindi rispettiamo sicuramente la capolista, ma cercheremo di ottenere il successo, perché vogliamo dare, oltre a continuità ai risultati, ma anche dimostrare a tutti che l'Aquila c'è e sicuramente farà di tutto per raggiungere l'obiettivo prefisso. Claudio, torno subito da te, prima però vado a salutare un collega, un amico anzi, chiamiamolo così, Francesco Scamura dall'Aquila Complinio, che ci aggiornerà un po' sulle situazioni marsicane, mentre Francesco Scamurra, che ovviamente attenziona da una vita, diciamo così, calcistica, le vicende rosso-blu dell'Aquila, ci darà qualche info su Lore e Company. Ciao Francesco, benvenuto anche a te per questo esordio in Eccellenza On Air. La prima cosa che ti viene in mente parlando di questa gara? Ma innanzitutto, Lorenzo, colgo l'occasione per ringraziarti per l'invito. Tu sai quanto faccia piacere al sottoscritto essere ospite nelle tue trasmissioni. Saluto tutti gli ospiti, insomma vedo un parterre veramente d'eccellenza in tutti i sensi. Ci siamo attrezzati per bene, dai. Esatto. Circa la gara dei Marsi, ti dico la mia. Per quanto concerne l'Aquila, dopo la battuta dal resto di in terra molisana, il derby rappresenta un po' quello che potrebbe essere il crocevia della stagione, per due motivi. Il primo è che l'Aquila, in caso di risultato al De Marzi, potenzialmente potrebbe essere lì a meno uno, sì. Potenzialmente, sì. Perché poi le due gare vanno sempre giocate. E poi perché sarebbe anche una spinta per quanto riguarda il retour match contro
l'Isernia, di Coppa Italia, che potrebbe dare, insomma, anche soprattutto a livello psicologico, quella spinta decisiva per tentare di passare il turno. Tornando proprio alle vicende di campo, io mi sono già espresso in altre occasioni circa l'operato di Sergio Lore. Per quanto visto sinora, poi non so, adesso è ospite il direttore Cicchi, quindi lui ne saprà più di me, però il tecnico, che poi è di Avezzano, non lo dimentichiamo, a mio avviso ad oggi merita la riconferma. E questo è un giudizio importante, un'investitura da parte di Scamura per quello che ovviamente ha dimostrato Lore e sta dimostrando Lore in questa stagione. Claudio, ritorno da te, perché, anzi, prima di tornare da te, te lo voglio far rivedere, sicuramente l'avrai già visto, il servizio sulla gara di Coppa che si è giocata qualche giorno fa, mercoledì, con la vittoria del Città di Isernia 1-0 proprio contro la vostra formazione. Faccio partire le immagini a beneficio di voi ospiti, ma soprattutto dei nostri amici telespettatori, poi torniamo in studio e riparto da te per un giudizio su questo match e per quello che sarà appunto il big match di domani, domenica, contro l'Avezzano. Primo tempo equilibrato e tanti minuti dedicati allo studio reciproco, ordinaria amministrazione per i rispettivi portieri e, come dicevamo, grande equilibrio senza occasioni clamorose. Abruzzesi quadrati, all'Isernia invece è mancato l'ultimo passaggio, la giocata illuminante, la rifinitura, ma vediamole le poche occasioni degne di nota. Al minuto 12 punizione di Loviso, Tempestilli di testa para il portiere dei padroni di casa. Al minuto 44 ancora l'Aquila, Amoroso si accartoccia e para con qualche patema d'animo. Due minuti più tardi, al 46esimo, siamo dunque nel recupero, colpo di testa del più giovane in campo, il classe 2004 dell'Isernia, Ercolano, palla fuori. Con le immagini andiamo nella ripresa. Al minuto 8, punizione di Panico, forse una mano in barriera, l'arbitro, il signor Maresca di Napoli, lascia giocare. Al 14esimo, angolo per l'Aquila, Loviso dalla bandierina, Amoroso con qualche difficoltà, poi però fa sua la sfera. Al minuto 16 siamo dall'altra parte, calcio d'angolo, calcio di Lullo, Bozzi non trattiene, poi però riesce a rimediare. Al 20esimo, traversone di Dercole, Vallefuoco rischia l'autorete. Sugli sviluppi del corner, Loviso inventa per Massetti, destro al volo che finisce fuori. Al minuto 22 l'Isernia perde palla in fase di ripartenza, ne approfitta l'Aquila che verticalizza per Massetti, tocca con un braccio, mani, rete annullata, apprezzabile comunque il gesto tecnico del numero 22. Al minuto 24 ancora una palla inattiva, questa volta è Panico a sfiorare il gol, il colpo di testa del numero 10 finisce a lato. La gara si decide al minuto 31, Di Lullo ruba palla in mezzo al campo, verticalizza per Negro che si beve Tempestilli e non lascia scampo al giovane portiere dell'Aquila, Bozzi. È festa grande in tribuna, vantaggio meritato per la formazione di Pierluigi De Bellis. Al minuto 35 sponda di Negro, Panico controlla, prepara e conclude a lato. Al minuto 36 Di Lullo intercetta il pallone e ci prova dalla distanza, destro a lato. 46esimo, standing ovation per Panico, giocatore universale, tutto cuore a tutto campo. Finisce 1-0 per l'Isernia, che merita la vittoria e dimostra di poter giocare a testa alta contro il blasonato Lapo. L'Isernia ha avuto la partita in mano dall'inizio, nel senso, non, a parte qualche piccola apparizione sporadica, ma sostanzialmente credo che il risultato sia giusto. L'Isernia ha sfiorato più volte il vantaggio e devo dire che a pieno merito ha portato via il risultato. Insomma, non possiamo dire altre cose, perché così è la realtà. Senta, la sua squadra è condizionata forse anche un po' dal campo, che non si addice pienamente ai piedi buoni della sua squadra? Io continuo a ripetere,
queste sono scuse dei perdenti. Una squadra forte, un giocatore forte, deve saper giocare dappertutto. Di questi campi ce ne sono, è pieno in Italia di questi campi, non possiamo nel modo più assoluto accampare scuse, perché sarebbe a dire poco ridicolo. Quindi noi dobbiamo solamente fare un mea culpa, dobbiamo al più presto rientrare in quelle che sono le nostre prestazioni, perché così non va bene. Questa prestazione di oggi assolutamente non è positiva. L'Isernia ha meritato la vittoria e credo che non ci sia altro da dire. Insomma, dobbiamo al più presto, perché abbiamo la partita domenica importante, dobbiamo nel modo più assoluto concentrarci e pensare subito alla prossima. Senta, mercoledì prossimo i tifosi che squadra vedranno? Io, così come ho fatto per la partita di oggi, non penserei a mercoledì prossimo, perché poi faremo un altro buco nell'acqua domenica. Pensiamo a domenica, poi ci si penserà da domenica sera alla partita di mercoledì. E allora, sempre diretto Sergio Lorè nell'analizzare le partite della sua squadra. E Claudio, allora ti dico se davvero è stato un risultato giusto per quello che si è visto in campo e se condividi ovviamente le parole del tuo allenatore. Beh, il mister ha detto delle cose sicuramente che rispecchiano un po' l'andamento della gara. Effettivamente su quel campo non era facile giocare, la nostra è una squadra molto tecnica e quindi ha avuto delle difficoltà, però diciamo che penso di condividere, insomma, quello che è stato detto. L'Aquila può fare e deve fare molto, ma molto di più. Giustamente adesso dobbiamo pensare alla partita di dopodomani con l'Avezzano, poi ci concentreremo sulla partita di ritorno, però sono convinto che la nostra squadra abbia i mezzi per ribaltare il risultato e conquistare quella qualificazione che tutti noi ci auspichiamo. Claudio, domenica sera mi sono permesso di dire in trasmissione a Sottoporta, non so se è un bene o un male per l'Aquila essersi fermata domenica in campionato. Forse questo ha portato involontariamente, inconsciamente, ad avere spento un po' il cervello, non avendo appunto giocato il turno in eccellenza. Ma non lo so, Lorenzo, io sono convinto che la squadra sia pronta per giocare questo match, che ripeto che è una partita fondamentale ai fini del risultato finale di questo campionato. Forse il fatto di aver riposato domenica poteva agevolarci nella partita di mercoledì. Però adesso noi veniamo da questo incontro, anche se è finito male, però siamo carichi per poter giocare alla pari con la capolista e per dimostrare che l'Aquila Calcio avrebbe meritato un'altra classifica sino ad oggi. La squadra nelle ultime settimane, e direi da quando è arrivato appunto Sergio Lorè, si è inquadrata, ha un suo stile di gioco, una sua certa fisionomia, e sicuramente ha dato una carica un po' a tutto l'organico ed è pronto per sostenere questo confronto con la prima della classe. E ripeto, penso che domenica ad Avezzano si vedrà la vera Aquila, quella che vuole e lo ha sempre dimostrato anche quando era 13 punti in meno. Vuole dimostrare di essere alla pari della capolista e di poter ancora ambire quel traguardo che tutti quanti ci auguriamo di arrivare. Ma parole chiare anche quelle del direttore Claudio Cicchi, e doverosa risposta da parte di Luigi Ridolfi, perché ovviamente avrete attenzionato quello che è successo mercoledì con l'Aquila, che a questo punto avrà, Luigi, un motivo in più per
per cercare di trovare la vittoria in questo big match. Il derby è una partita a sé, quindi è chiaro che non c'era bisogno di questo, no? Perché l'Aquila Vezzano è sempre un super derby, quindi tutte e due le squadre automatici, diciamo. Bra. Tutte e due le squadre vogliono fare risultato, e quindi sicuramente sarà una bella partita. La cosa che mi preme di dire è che sia soprattutto una giornata di sport, poi vinca il migliore, le cose. Bravo. Il calcio è fatto di partite vinte e partite perse, l'importante è che non succeda niente sugli spalti. Poi un'altra cosa voglio dire, perché qui ci si confonde, no? Nel senso che io mi ricordo a luglio-agosto l'Aquila aveva già vinto il campionato, cioè mi ricordo giornalisti tutti quanti, l'Aquila aveva vinto, l'Aquila aveva fatto una squadra super. Poi non è stato così, poi noi siamo venuti fuori con tranquillità, abbiamo sistemato la squadra, abbiamo fatto un girone d'andata che tutti dite che l'Avezzano è inciampato, ma l'Avezzano non poteva fare, a mio avviso, quel sorto di girone d'andata anche il girone di ritorno, perché sennò altrimenti magari... Ma... Si poteva tenere questo ritmo, Luigi, tu vuoi dire. Esatto, quindi io ritengo che l'Aquila sta venendo fuori, ma è giusto, io lo dicevo quando c'aveva 13 punti di meno, ma perché so che l'Aquila è una grossa squadra, una grossa società. Noi abbiamo fatto una buona squadra, abbiamo cercato di fare bene, lo stiamo facendo, perché non ci dimentichiamo che anche noi ci siamo organizzati in un certo modo, abbiamo un grosso staff, abbiamo un grosso presidente, e cerchiamo di fare del nostro meglio. Sicuramente noi se ci va male e all'Aquila va bene tutto, siamo sempre avanti un punto, quindi ancora sì. Ma è lunga, no? E poi non ci dimentichiamo Giulianova, perché qui sembra che prima qui Luigi, guarda, non se lo dimentica nessuno, perché ovviamente io ho detto sempre in queste settimane in cui avete trovato in 4 gare anche 3 sconfitte, il Giulianova è pur sempre lì, anche se non ha approfittato completamente, però sono arrivati anche dei segnali che nel calcio possono fare la differenza, cioè quando l'Avezzano ha perso l'inseguitrice diretta, non ne ha approfittato, e spesso sono segnali nel calcio. Sì, sicuramente, però voglio dire con questo che Giulianova forse non era accreditata, però hanno fatto un grossissimo lavoro, faccio i complimenti al mister e alla società che hanno fatto una squadra di giovani e hanno fatto un lavoro eccezionale, e anche loro hanno fatto un grosso girone d'andata, perché si trovano sempre dietro di noi. Quindi poi è chiaro che una piazza che è tornata sospinta. Bravo. Da una piazza che è tornata ad innamorarsi di questo è chiaro che noi, ti dico, noi la partita di Ponte Romano abbiamo incontrato una buona squadra, ma non dovevamo perdere, perché proprio non è... Io la partita che rimpiango di più, se lo dico francamente, ma con tutto il rispetto, è la partita di Lanciano in casa, perché abbiamo fatto un grosso primo tempo. Secondo tempo ci siamo innervositi a causa di un arbitraggio scandaloso, e lo dico senza ombra di essere smentito, perché me l'hanno mandato dalla Basilicata, un arbitraggio ridicolo che proprio ha fatto di tutto, quindi io non ne parlo mai e tu lo sai, però Domenica D'Avezzano si è visto di tutto contro il Lanciano. Beh, sai, ma quando si avvicina il momento topico della stagione... Ma io non capisco perché mandano questi arbitri fuori quando sono più scarsi di gran lunga di quelli nostri. Quindi io voglio dire, ho pezzo a Giulianova e ho dato merito a Giulianova, e l'arbitro che è venuto era un arbitro di fuori donna, che è stata la migliore in campo. Quindi ti dico anche questo. Con Lanciano è stato veramente uno scandalo l'arbitro che ci hanno mandato, però lo continuano a far venire da fuori certi arbitri, non so a che pro. Ma io dico sempre che quelli abruzzesi sono più bravi, non voglio dire meno scarsi, ma più bravi sicuramente. Sono i migliori, lo dico io, sono i migliori. Sì. E poi, per carità, l'arbitro come noi può sbagliare e può indovinare, ma io domenica con Lanciano, quando abbiamo giocato mercoledì con Lanciano, ho visto proprio delle cose al di fuori da... cioè, non mi era mai successo, ci ha fatto finire la partita in 9 quando ci ha espulso Zanon per ultimo uomo, c'era un fuorigioco di un metro non rilevato. Dos Santos prende posizione, ce lo espelle, è vero che è passato, però quella è la partita
che rimpiango più di tutte, perché e vorresti avevo... sicuramente rigiocare. Vado da Plinio Nivotto. A Plinio chiedo, secondo te come sta mentalmente l'Avezzano, come sta fisicamente l'Avezzano e cosa dovrebbe fare secondo te per cercare, non voglio dire di chiudere, però di dare un bel colpo a una delle due inseguitrici che vorrà sicuramente dire la sua anche fuori casa. Allora, per quanto riguarda la situazione di Avezzano, L'Aquila e Giulianova, innanzitutto spero che domenica prossima sia una bella partita, perché a volte partite caricate troppo si rivelano una delusione per tutti quanti, sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Premesso questo, allora vorrei sottolineare il fatto, è stato detto nel servizio di Coppa, che e l'ho detto anche Claudio Cicchi, che l'Aquila, essendo una squadra tecnicamente valida, su terreni sconnessi ha difficoltà, e lo stadio dei Marzi, devo rimarcare il fatto che purtroppo non è un terreno, non è dei migliori, non è un biliardo, terreno, questo è poco ma sicuro, esatto, beh, diciamo che non è un biliardo, dai, quindi dovrebbe avere difficoltà l'Avezzano, ma anche l'Aquila, a giocare su quel terreno. L'Avezzano però, secondo me, può anche puntare a non perdere. Allora, premesso che torti... Ma è una squadra, Plinio, ma è una squadra impostata per fare questo tipo di partita? Di ragionamento? Penso di no, però a volte ci si può accontentare, no? Nel corso della partita, se le cose vanno in un certo modo, allora l'Aquila ha l'obbligo di vincere se vuole rientrare in campionato, ma l'Aquila ha sempre la porta aperta della Coppa, anche se l'altro mercoledì mi ha deluso, però ha due porte aperte, due strade da percorrere. In campionato chiaramente è l'Aquila che deve puntare a vincere, per questo dico che all'Avezzano può anche andar bene un pareggio, perché poi devi considerare che l'Aquila deve andare anche a Giulianova, esatto. Quindi potrebbe essere un incontro a eliminazione diretta, capito? Io spero soltanto che sia una partita bella da vedere per tutti e due. Però, chi ci arriva meglio che... però Plinio? Chi ci arriva meglio all'incontro di domani? Forse l'Aquila, perché al di là del fatto, a prescindere dalla sconfitta contro l'Isernia, evidentemente l'hanno presa sotto gamba, perché tutti hanno detto che l'eccellenza molisana è veramente poca cosa. Evidentemente i giocatori del capoluogo hanno fatta loro questa affermazione e poi hanno pagato sul campo. Ma secondo me l'Aquila al momento forse ha qualcosa in più dell'Avezzano, forse è leggermente più in forma, anche se l'Avezzano ha recuperato dopo la batosta con Lancia, hanno recuperato contro il Francavilla, ma l'Aquila secondo me ha qualcosa in più, soprattutto dopo l'avvento di Sergio Loretti. Però non possiamo dire, secondo me, questa osservazione la giro anche a Luigi Prosperi, non possiamo dire che l'Aquila non ha nulla da perdere, come non ha nulla da perdere l'Avezzano. Io credo che sia un risultato, una partita, Luigi, perdonami, importante per tutti, con le radioline accese anche per il Giulianova, che ovviamente non so se spera, questo poi ce lo dirà Enzo, in un pari per eventualmente recuperare su entrambe, oppure se spera in un rallentamento dello stesso Avezzano. Ma questa è una di quelle partite che insomma può decidere la stagione, e tra il non deciderla e deciderla è più probabile che insomma sia una di quelle partite che poi vada a condizionare quello che è l'esito finale. Non è scontato, perché non lo è. Sono d'accordo con Plinio sul fatto che ci arrivi forse un tantino meglio l'Aquila, e sotto questo punto di vista mi sembra che le parole di Sergio Loré siano proprio come dire utilizzate per tenere su la tensione, con il rischio insomma di accentuarla, ma non credo, proprio perché l'Aquila deve comunque come dire non far scendere la tensione, perché se l'Avezzano si è potuto permettere, e sono d'accordo con il direttore sportivo Ridolfi, non poteva fare lo stesso girone di andata, ma si è potuto permettere una sorta di periodo diciamo negativo sul piano dei risultati, l'Aquila rincorrendo e avendo sbagliato qualcosa nella prima parte della stagione, deve assolutamente cercare di sfruttare questo tipo di occasione, al netto poi non dimentichiamoci delle due gare di recupero che l'Aquila deve affrontare, non semplici, con
con Alba Adriatica e Casalbordino, ma che comunque rappresentano comunque quel tesoretto da potersi giocare in un finale di stagione, che ancora finale, diciamo, in effetti non lo è, che può comunque riservare di tutto, perché abbiamo visto una serie di occasioni mancate, per esempio quella del Giulianova, che dopo aver battuto l'Avezzano non è riuscito a confermarsi per poter accorciare ancora, ma penso allo stesso Avezzano che poi insomma, è caduto di nuovo con il Lanciano. Lo stesso Lanciano poi ha subito proprio una settimana fa una battuta d'arresto, quindi è un po' tutto, diciamo, in itinere, ma questa partita, quella tra Avezzano e l'Aquila, davvero può andare a come dire, delineare una stagione, soprattutto nel caso in cui l'Avezzano riuscisse a tenere la distanza, addirittura ad allungarla proprio nei confronti dell'Aquila. Chiaro che il pareggio converrebbe di più a Giulianova, che comunque non ha, e poi ne parlerai chiaramente, una gara semplice contro Lanciano. Io non vi sento, non so se mi sentite voi, ma io non sento nulla. Enzo, no, dicevo... ecco, adesso Giulianova, sì. Questo Giulianova Lanciano che ricorda vecchi fasti, no? Campionati più importanti di quello dell'Eccellenza, è anche questo un crocevia importante, perché se l'orecchio è puntato verso il De Marsi, gli occhi devono puntare assolutamente verso il Fadini per Giulianova e Lanciano, perché insomma il campionato comincia a delinearsi, almeno per quel che riguarda la testa della classifica, ma anche per la griglia playoff. Allora, intanto lasciami dire una cosa, visto che hai parlato di vecchi fasti, senza nulla togliere a nessuno, l'Aquila, Avezzano, Giulianova e Lanciano non debbono stare in questa categoria. Ripeto, senza nulla togliere a nessuno, non voglio fare una polemica, per carità. No, assolutamente. Per tante ragioni non me ne voglia nessuno, assolutamente, ma queste sono squadre che non debbono stare in questa categoria. Punto primo. Il problema è che ne sale una, forse due o magari tre, se ci mettiamo anche i playoff nazionali. Il problema è che dovrebbero salire tutte e quattro, dovrebbero salire, perché no, ma perché il calcio regionale va rinvigorito anche in questa maniera, insomma, no? È abbastanza importante questa cosa. Non si possono tenere queste quattro squadre in eccellenza. Poi, se stanno lì, naturalmente stanno lì per meriti e demeriti. Quindi, onore a chi fa questo campionato, onore a chi lo combatte. E quest'anno io ho visto squadre assolutamente all'altezza di queste quattro che ho citato. Campionato straordinario, assolutamente bello. E quando mi parli di Giulianova Lanciano, beh, non me ne voglia adesso il direttore Ridolfi, che stimo tantissimo, così come Cechi, che magari mi dovrà offrire un caffè. Io 13 punti fa, al distacco dall'Aquila e Avezzano, fui l'unico che in trasmissione disse, mi venne chiesto chi vincerà il campionato, tutti dissero Avezzano perché la distanza era tale, io dissi l'Aquila, e lo dissi a ragion veduta, perché mi sembra che l'impianto aquilano sia strutturalmente importante, non che quello bianco-verde non lo sia nella maniera più assoluta. Mi è sembrato proprio di pesare 51 a 49 ai punti di più quello aquilano. Gli ultimi risultati mi stanno dando ragione, ma io non ho mai scommesso un centesimo né al Totocalcio né al calcio scommesse, per cui non sono bravo.
Questa ulteriore premessa significa che Lanciano è una signora squadra, va ad incontrare il Giulianova. Peccato che Lanciano abbia 11 giocatori contati, 11, sì. Perché va a incontrare il Giulianova in una situazione delicata e drammatica, forse perché Giulianova non si aspettava di frenare in questa maniera qui, in questa parte del campionato, ma c'è tutto. C'è tutto, soprattutto con dei giocatori da recuperare. Per cui, secondo me, è una sfida dura per entrambe, ma dura soprattutto per il Giulianova. Io ero a Lanciano all'andata e Lanciano si impose per 1-0 e comunque fece la sua partita. Il Lanciano, e soprattutto nel primo tempo, mi fece una ottima impressione. Tant'è che da quella volta ho sempre detto che il Lanciano, insomma, meritava sicuramente qualcosa di più in classifica se non fosse stato per le vicende societarie ed anche degli allenatori. In ogni caso è sicuramente un derby che, al di là dei fasti del passato, sarà duro, durissimo per entrambe. Enzo, vittoria o abbandono dei sogni di gloria quindi per il Giulianova? Ma il Giulianova la sua gloria l'ha già raggiunta. A prescindere dal risultato che arriverà dal Dei Marsi, però credi che davvero questa sia l'ultima spiaggia per il Giulianova? Non può perdere ulteriori punti, a prescindere, ripeto, dal match del Dei Marsi. È un dentro fuori, ecco. È un dentro fuori, è una partita che il Giulianova deve comunque... Guarda, magari se pareggia l'Avezzano con l'Aquila e pareggia anche Giulianova, alla fine le ultime 7 partite potrebbe avere ancora un po' di speranze. Però risulterebbe avere, no? come un ennesimo match point sprecato. Due, ecco. Le ha già sprecati, sprecherebbe, ecco, il terzo, però di fronte il Lanciano. Io temo tantissimo questa squadra, temo e rispetto tantissimo questa squadra. Anche la sconfitta di domenica scorsa interna mi ha meravigliato, ma il Lanciano ci ha abituato anche a queste sorprese domenicali. Però se avesse avuto una situazione, diciamo, non tanto societario ma quanto di gestione un po' più stabile, sicuramente il Lanciano avrebbe avuto più possibilità e sarebbe molto più vicino alla vetta. Io ho sempre considerato questa squadra, sempre l'ho considerata, così come ho sempre considerato l'Aquila quando stava a meno 13 punti. Era da sciocchi non considerare i rossoblù, perché se non fossero arrivati alla forma che stanno avendo in questo momento, allora sì che sarebbe stata una stagione fallimentare. Ma non è assolutamente una squadra da buttare. L'Avezzano ha il destino nelle sue mani. Vincendo può dare veramente un segnale forte al campionato. L'Avezzano è un'altra squadra straordinaria. Non credo che possa giocare per il punto, perché è una squadra che va a trazione anteriore. Quindi è una squadra che però, come diceva Plinio, può anche accontentarsi questa volta di pareggiare, tenendo anche un orecchio teso alla radiolina. È una giornata campale quella di domani, può decidere molto, secondo me al 70% può decidere le sorti di questo campionato. Io, caro Lorenzo, ti devo salutare, mi vedete tutti, sì. Purtroppo sono in macchina. Devi tornare a casa perché l'ora non è tarda, ma poco ci manca, insomma. Esatto, ho degli impegni familiari, purtroppo. Saluto tutti quanti, direttore sportivo, i colleghi, li abbraccio e li auguro veramente le migliori fortune, ma tanto ci rivediamo. Grazie e a presto, grazie, Lorenzo, e grazie veramente a tutti gli ospiti che saluto caldamente. Buona serata. Grazie al nostro Enzo De Dominicis, lo facciamo tornare a casa, si riduce il mosaico, però insomma è sempre interessante ascoltare le opinioni degli addetti ai lavori, ma soprattutto dei protagonisti. A proposito di addetti, torno da Francesco Scamurra, perché Francesco, Enzo lo ha detto, no? Giulianova che ha perso un po' il passo, sarà una partita difficile domani. In classifica, tu che sei un attento osservatore, ci sono squadre che hanno fatto la storia un po' dell'eccellenza, soprattutto perché storicamente son sempre lì, appunto, a giocarsi questo campionato. Però se andiamo a vedere la classifica, insomma, fa specie vedere
lo Spoltore, l'Angolana, lo stesso Penne, il San Buceto, l'Alba Adriatica che deve recuperare 3 gare, ma poi nei recuperi si sa la sorpresa negativa può stare sempre dietro l'angolo. E questo Pontevomano che era partito a 0 punti nelle prime 7 gare e poi è lì a quota 35 a solo 4 punti, diciamo così, dalla zona playoff. Insomma, tanti argomenti da trattare, però ecco, secondo te qual è quello più importante da sottolineare? Qual è la squadra da circoletto rosso per un verso o per un altro? Allora, faccio una breve e mi riallaccio a quello che diceva poc'anzi il collega De Dominicis. Allora, l'Avezzano è stata, a differenza dell'Aquila, DOS a parte, perché un calciatore che in 25 gare fa altrettanti gol, abbiamo già detto tutto. Sì. Comprato per vincere il campionato, perché esatto. Giustamente Luigi Ridolfi ci ha sempre detto: se vai a prendere Dos Santos, le intenzioni vengono immediatamente palesate. Questo glielo dobbiamo riconoscere. Esattamente. Nell'Avezzano, però, c'è anche il compagno di reparto che è Pendenza, che di reti ne ha fatte 16. Quindi, sì. L'Avezzano, questo per dire, è merito va dato al direttore Ridolfi, che lavora molto dietro le quinte. L'Avezzano è stata costruita con calciatori che conoscono bene la categoria. Un tecnico come Torti, che sono decenni che fa questa, che fa l'eccellenza. Faccio 2 esempi. Marco Donatangelo rischia di vincere il 3° campionato di fila. E questo ragazzo Claudio Cicchi lo conosce non Claudio bene. Cicchi lo conosce. Lo conosce, Cicchi, lo conosce molto bene. L'Avezzano ha dei fuoriquota di proprietà che sono probabilmente tra i migliori della categoria. Braghini, Selle, Paris, segnatevi questo nome che è un grande calciatore, diventerà. A differenza dell'Aquila, che ha preso dei calciatori provenienti da categorie superiori, quindi adattarsi ai ritmi, calarsi nella categoria non è facile, perché Lorenzo sai meglio di me che nel calcio 2 più 2 non fa mai 4. Allora cosa dico? All'Aquila sono stati fatti a inizio stagione degli errori, e questo è evidente, non si può nascondere. Io perché all'inizio parlavo della conferma di Sergio Lorenzo. Però Francesco, scusami, a proposito di errori, se così li possiamo chiamare, sì. Io nelle puntate precedenti però ho anche detto l'Aquila è una squadra che è in terza posizione al netto dei recuperi, potrebbe essere seconda, ha alzato al cielo l'unico trofeo che per ora si è giocato, che è quello della Coppa Italia, sì. Eppure ha avuto 3 allenatori in questa stagione. Di solito questo passaggio in panchina si fa quando sei in difficoltà. È vero che l'Aquila forse all'inizio ha perso strada, però lo ripeto, domani si può giocare l'avvicinamento ulteriore all'Avezzano e poi ha già alzato il trofeo e si trova a disputare il primo turno di Coppa Italia Nazionale. Quindi insomma, forse nella piazza aquilana c'è malumore, ma perché inizialmente si era pensato ad altro? Sì, l'obiettivo era indubbiamente era quello di ammazzare di andare subito il campionato, sì, forse. Sì, non dobbiamo nasconderci, è la verità. Quindi io per questo dico che il lavoro di Sergio Lore non tanto fino al risultato, Lorenzo, quanto a mi riallaccio anche a quello che diceva Claudio Cicchi, ad aver dato una, diciamo, un'impostazione soprattutto a livello di disciplina, a livello di mentalità, a livello di sacrificio, abnegazione. Cioè, si ha una Ferrari che finora, possiamo dire, probabilmente è stata in garage. Adesso è arrivato colui che forse la sa guidare. E ha messo, diciamo, la benzina giusta nel motore, anche se parlare di benzina adesso, esatto. Insomma, lasciamo stare, per carità. Esatto. Però ha toccato le corde giuste, no? Perché l'Aquila non ha mai nascosto di voler trovare una figura capace anche di stimolare e di,
e di far calare, no, in questa categoria giocatori che ovviamente hanno disputato altri campionati. Certo, certo. Io ti faccio un esempio. Massetti probabilmente è l'apice del lavoro di Sergio Loré, un calciatore che nel giro di 2 mesi, perché poi Loré è arrivato a febbraio, quindi con la squadra lui l'ha trovata già fatta, un calciatore totalmente, totalmente rigenerato. La differenza tra l'Aquila e Avezzano, proprio per proiettarci sulla gara di domani, qual è? È che l'Avezzano storicamente, qui ci sono due marsicani doc che potranno dirlo meglio di me, Tonino Torti ha la capacità, proprio perché è uno che conosce la categoria, di non far giocare gli altri. Tonino Torti può mettersi comodamente ad aspettare l'avversario e in contropiede poi con Dos, che negli ultimi 30 metri potrebbe essere devastante, questo non dobbiamo dimenticarcelo, giocare quella carta. L'Avezzano è una squadra composta da, detto Dos Santos, da calciatori importanti di categoria. Questa è la differenza sostanziale. Ragazzi che sanno che se vai a Cupello puoi soffrire, se vai a Capistrello puoi soffrire. Quindi questa è la differenza tra magari uno che viene dall'alto e probabilmente non conosce determinate dinamiche. Loré è l'anello tra chi non conosce, o meglio non conosceva, e chi adesso probabilmente comincia a farlo. Tu mi dicevi delle squadre che sono da cerchiare. Io ti dico, in positivo sicuramente il Penne di Fabio Iodice, 23 punti in 10 partite. La seconda parte della stagione di Fabio Iodice, diciamo. Parte della stagione, assolutamente. Tu citavi anche il Ponte Vomano, 7 punti zero punti nelle prime 7 gare. Walter Piccioni ha avuto il merito insieme alla società, perché io sfido chiunque, Lorenzo, dopo 7 partite, 0 punti, io penso a che non mandare via l'allenatore, assolutamente. Esatto, il 99% degli addetti ai lavori avrebbe mandato via il tecnico. Non è stato fatto. Sono stati presi calciatori importanti, perché Valentino Cernaz non è l'ultimo arrivato, Touré non è l'ultimo arrivato, Gian Giacomo in difesa non è l'ultimo Polisena che ha fatto 15 gol, dei fuori quota che sono esplosi, perché Faenza un 2002 sì, è esploso, Ragozzo è esploso anch'egli. Quindi il Casalbordino, sempre nella seconda parte di stagione, io temo una cosa, che se si va ai playout, cosa quasi, quasi scontato a mio avviso, il Casalbordino rischia seriamente di rimanere, rischia, insomma, in senso buono, di rimanere in eccellenza, sì, perché sì, la squadra è stata sta recuperando davvero Regner, Salghero, Campanella, Bonasia, Martinez, sì, poi... I soliti noti della Penne e Ciafardini, che sono giocatori di categoria ormai acclarati da tanti anni, anche se Ciafardini è molto, molto giovane. Vado da Claudio Cicchi dopo l'analisi di Francesco, perché gli volevo chiedere, se ce lo può dire ovviamente, se davvero Sergio Loré è stato l'anello di congiunzione tra chi masticava eccellenza, Claudio, e chi ovviamente si è calato in una categoria diversa. Scognamiglio e Brunetti penso su tutti. Ma diciamo che Sergio Loré ha portato sicuramente qualcosa di buono in seno alla squadra, nonostante che lui era fermo non so da quanto tempo, però si è subito calato nella mentalità, ha portato le sue idee, come ha detto Francesco, anche una certa disciplina, un certo ordine in squadra, e mi pare che i ragazzi stiano seguendolo nel migliore dei modi. E sicuramente la squadra con lui ha ritrovato quello che forse gli era mancato precedentemente, quindi voglio dire, ora è consapevole dei propri mezzi, gioca sempre per vincere, perché lui ha portato anche questa mentalità, quella di scendere in campo ogni domenica con l'intento di aggiudicarsi i 3 punti in palio, e la squadra ci è riuscita quasi sempre, a parte la sfortunata
parentesi di Cupello, ma diciamo che ora può veramente giocarsela a pari con chiunque. Questo è importante. Comunque grazie anche al gran lavoro dei suoi collaboratori, perché abbiamo uno staff tecnico molto buono, fatto di gente che ha giocato al calcio, gente preparata, dei veri e propri professionisti. Quindi questo ha portato a far sì che la squadra potesse raggiungere quella forma, quella condizione e conquistare quella voglia di potersi giocare, ripeto, il campionato sino alla fine. Ora siamo a un punto importante, l'Avezzano rappresenta un po' il culmine di questo lungo inseguimento che stiamo facendo ormai da alcune settimane. E ripeto, nonostante che l'Avezzano abbia dimostrato di avere forse la squadra in questo momento più forte del campionato, sono convinto che noi riusciamo a fare la nostra partita, anche perché abbiamo dentro quella rabbia, quella voglia di vendicare anche la sconfitta di mercoledì scorso. I ragazzi sono carichi al massimo, oggi li ho visti veramente lavorare con la massima intensità e questo lascia ben sperare. Quello che mi ha fatto ancora più piacere vedere anche tanti tifosi sugli spalti ad incoraggiare la squadra, questo perché tutta Aquila crede in questo miracolo. Sappiamo, ripeto, che è una partita difficilissima perché l'avversario è veramente forte, però ripeto, se ci andiamo con questa grande voglia, con questo intento di giocarsi tutte le nostre carte in questi 90 minuti, sono convinto veramente che possiamo regalare ai tifosi la gioia che tutti quanti aspettano. Assolutamente sì, analisi che condivido ed analisi che giro anche a Plinio e a Luigi, diciamo da tra virgolette spettatori. Plinio, ogni qualvolta ho avuto la fortuna e il piacere di incontrarmi con Claudio Cicchi, lui mi ha sempre detto, correggimi se sbaglio Claudio, a prescindere dalla forza economica, e poi sotto questo punto di vista forse è sempre poco educato entrare dentro alle vicende societarie, però Claudio mi ha sempre detto c'è la sensazione, c'è l'organizzazione di una squadra professionistica, a partire dall'impianto, dall'organizzazione societaria. Io ci metto anche sotto l'aspetto della comunicazione, perché ora con i vari social che ci sono in giro a disposizione delle tante società, l'Aquila ha effettuato anche un restyling sotto quel punto di vista, senza ovviamente togliere nulla alle altre. Stessa cosa ha fatto l'Avezzano, forse l'Avezzano, anzi senza il forse, è partita anche prima, perché aveva una solidità societaria diversa e storicizzata. Ecco, può fare la differenza anche questa voglia tra le due società, cioè rimarcare ancora di più grazie al campo, tramite il campo, il vero predominio abruzzese in questa occasione, in quella di domani al De Marsi? Beh, Paris è alla guida dell'Avezzano da 11 anni ormai, sì. E non ha mai nascosto le proprie ambizioni. Lui vuole riportare la squadra in Serie D, perlomeno in Serie D. I sogni di qualche tempo fa parlavano anche di Serie C, ma quantomeno riportarla in Serie D. E penso che, insomma, con tutti i difetti che si possono addebitare a Paris, di meriti ne ha veramente tanti, perché restare alla guida di una squadra che sta sempre al vertice o quasi nel campionato di competenza, insomma, non credo che possa essere disconosciuto. Dispiace soltanto che a differenza di qualche altra piazza, e qui sottolineo in particolare Giulianova, i tifosi non sempre rispondono in maniera adeguata agli sforzi e ai sacrifici che Paris ha sempre fatto. Però Plinio, ti ho voluto stasera non solo per parlare ovviamente di calcio giocato, però tu hai il termometro della situazione, il polso di questa piazza, anche di tante altre piazze. Come te lo spieghi? Cioè, in piccolo, ma non più di tanto, somiglia un po' alla questione Sebastiani Pescara.
Perché succede questo? 11 anni con categorie importanti, però il pubblico, insomma, non risponde immediatamente. Qual è il problema secondo te? Poi casomai ci risponde anche Luigi, se vuole, Ridolfi. Allora, a mio avviso Paris un difetto ce l'ha, quello di non sapersi vendere in maniera giusta. Allora, lui è un passionale e spesso le sue scelte generano critiche. Nel passato, anche recente, lui alla prima sconfitta dava in escandescenze. Licenzio questo, licenzio quell'altro, mando tutto all'aria. È un presidente tifoso e il presidente dovrebbe essere tutto forse meno che tifoso, o meglio, dovrebbe essere tifoso, ma prima di essere tifoso dovrebbe razionalizzare tutte le sue azioni. Paris purtroppo questo non ce l'ha, lui è un passionale, quindi prendere o lasciare, e i tifosi, o meno una certa parte dei tifosi, tutto questo non lo ha accettato. Se poi ci mettiamo che però comunque... scusami Plinio, però la passione di un presidente può portare, e in questo caso Paris forse è l'esempio migliore, può portare anche a non mollare, tra virgolette, la presa su una società che forse si troverebbe in cattive acque senza la sua presenza? Assolutamente sì. Punto interrogativo, ovviamente. No, ti rispondo in maniera assolutamente affermativa. Io sono convinto, sono tra quelli che è convinto che se Paris molla, veramente l'Avezzano riparte da zero, quasi. C'è stato un tentativo un paio d'anni fa, è nato e morto nel giro di pochi giorni, e Paris è dovuto tornare al timone. Sarà poco simpatico a qualcuno, ma di fatto c'è lui e la squadra sta facendo quello che sta facendo. Io sono convinto che se lui molla il calcio ad Avezzano deve ripartire veramente da zero. Beh, questa credo che sia un'analisi a cui credere, soprattutto perché, l'ho detto in apertura, Plinio conosce un po' il polso della situazione e ovviamente la sua è stata una analisi molto, ma molto corretta. Poi io parlo sempre, e qui faccio l'ennesimo esempio col Pescara, se c'è una proprietà che non piace si può tranquillamente raccogliere la somma giusta per cambiare la stessa proprietà e fare un'offerta. Ovviamente c'è chi vende e c'è chi compra, devono esistere le due entità, però insomma per acquistare una società così importante, se le cose non ti piacciono bisogna mettere le mani in un determinato posto, altrimenti non si fa nulla, vero Luigi? Prosperi. Luigi, il microfono appena puoi. Eccomi, scusami. Ecco. Ah, no, dicevo, è chiaro che lì poi si crea il solito discorso, nel senso che il tifoso non pensa che ci sia un'alternativa peggiore, pensa sempre che ha un'alternativa migliore, cioè nel senso che poi vive essenzialmente sempre il presente, senza pensare che poi invece se va via un certo tipo di realtà, l'alternativa potrebbe essere proprio il baratro, così come diceva Plinio nel caso dell'Avezzano. È chiaro che Paris ha fatto tanto per la città e per la squadra e per la società, ed è chiaro che però il tifoso poi a un certo punto si trova a che fare con, ecco, con la simpatia piuttosto che con l'atteggiamento, col sapersi vendere piuttosto che no, e tende a mettere pressione. È chiaro che si può fare anche come dicevi tu, cioè raccogliere la somma giusta, trovare un accordato o quello che c'è, e provare a sovvertire o comunque a dare alternative alla storia. Ma è più facile a dirsi, ecco, che a farsi, no? Cioè, nel senso che, altrimenti rimangono solo chiacchiere, no? Sì, ma poi l'abbiamo visto in settimana. Poi il presidente ha specificato bene, no, su quei manifesti, sì, su quegli striscioni che sono apparsi in città. Ha fatto bene a puntualizzare. Luigi, Ridolfi, insomma, condividi le due analisi, quella di Plinio e quella di Luigi? Prosperi, e tu che sensazioni hai? Perché ovviamente sei uno di quelli che ha più di un polso della situazione, direi. Ma sì, no, tutto preciso, con le osservazioni sono giuste.
Purtroppo qui c'è una cosa che non ho mai capito e mai ne riesco a capire. Cioè, c'è un presidente che ha fatto tanto, ha fatto tutto per la società di calcio e purtroppo non viene seguito. Poi è inutile dire, fare, delle volte si viene la voglia anche a me di però fa parte del gioco perché purtroppo il tanto è uguale, la gente se non vuole venire al campo non viene e non c'è niente da fare. Però Domenica, Luigi, sarà giornata bianco-verde. Vedo dei numeri interessanti, no? Sotto l'aspetto dei italiani distaccati. Ecco, collegandoci proprio a questo discorso, la piazza sta rispondendo almeno in un big match come quello di ma sì, domenica. la piazza risponderà, saremo tanti e cercheremo di portare questa vittoria, anche se a sentire le dichiarazioni di tutti noi non dovremmo giocare perché sembra che l'Aquila abbia già vinto, però noi cerchiamo di tolto Francesco Scamurra che ha analizzato un attimino, secondo me poi il direttore Cicchi giustamente fa la parte sua, Plinio è il numero uno, ci difende sempre, però sai il problema è che Cosa l'Aquila senti, Luigi? Cosa senti però? ma Perché io non sento niente, io no, sono non da parte, cioè cosa no. ti arriva? Perché insomma, l'affermazione che hai fatto Io adesso è sono particolare, no? Dicono tutti che l'Aquila. l'Aquila è la più forte, questo si sapeva dall'inizio, quindi qui lo sapevo da sempre. Poi l'Aquila ha avuto la forza, che voi dite la forza economica non c'entra, l'Aquila ha avuto la forza economica di fare la squadra, se non veniva da ridere. Quindi questo non lo mettete, l'Aquila avrà speso, non lo so, però noi abbiamo speso. Il direttore è arrivato, il direttore Il Cicchi direttore Cicchi sicuramente ha fatto un capolavoro, fermati. è arrivato dopo rispetto alla Ma il direttore costruzione Cicchi ha fatto, infatti, delle fondamenta, però direttore Cicchi ha fatto un capolavoro, questo è fuori dubbio. Però se l'Aquila non poteva, non aveva la forza economica di rifare la squadra, insomma, voglio dire, diventava dura, no? Perché di che stiamo parlando? Noi abbiamo fatto la squadra, l'abbiamo fatta una volta sola, abbiamo fatto gli innesti giusti, abbiamo fatto un budget importante che il presidente sta supportando da solo e lo ringrazio ancora. Però se l'Aquila non aveva la forza di rifare la squadra, perché ho sentito dire al di là della forza economica, no, la forza economica è No, importante. no, Luigi. No, ho detto senza entrare nel discorso No, ma economico, perché ci devi entrare. no, non voglio Entrare entrarci perché se non sotto ci entri, l'aspetto. se No, non ci Luigi, entri poi aspetta, non puoi no, ma io non capire. voglio entrarci No, sotto io non dico l'aspetto della tu, io. conoscenza No, delle manco cifre, io, perché manco io, però sicuramente hanno rifatto un'altra volta la squadra. assolutamente Questo sì, assolutamente senza sì. nulla togliere a nessuno, perché Sì. loro possono fare, noi per fortuna non abbiamo avuto bisogno, perché forse anche il presidente Paris la rifaceva, perché il presidente Paris mi dice Plinio che cacciava allenatori, faceva e diceva, da quando sono io non ha cacciato mai nessuno, forse perché qualche merito ce l'abbiamo tutti e abbiamo lavorato bene, questo non lo dice nessuno, dico io arrivato a questo punto. E No, quindi no, perché assolutamente. qui si dà tutto per scontato, ma per scontato non c'è niente. Quindi l'Avezzano lavorerà bene, farà la sua partita e cercherà di vincere la partita. Cercherà di vincere la partita. Se non vince la partita, la perde la partita. L'Avezzano è prima a un punto dall'Aquila. Quindi ancora si aprirà tutto, si farà tutto, si dirà tutto, però è ancora prima. Quindi pensate un attimino a quello che è stato fatto da parte nostra, da parte dell'Avezzano, da parte del Presidente. Abbiamo fatto veramente un capolavoro che io vorrei portare a termine, perché lo vorrei portare a termine proprio perché significa che veramente abbiamo lavorato benissimo nonostante mille problemi, perché non ci dimentichiamo che il presidente Paris, e non è torto di nessuno per carità, ma sta da solo, andare avanti una società come la nostra da solo non è facile, non è semplice, pure lui ha continuato, ha cercato di fare, sta cercando di fare l'impossibile. E io vi dico che sono convinto che faremo questo salto di qualità, anche se non sarà facile, perché ti ripeto, l'Aquila è una signora squadra, l'Aquila ha la squadra tecnica, l'Avezzano non ce l'ha una squadra tecnica, l'Avezzano ha 11 scarpari che giocano, l'Avezzano ha una squadra tecnica lo stesso, quindi soffre lo stesso, perché Zanon, Donatangelo, Dos Santos, Pendenza sono ragazzi tecnici, non è che sono gli ultimi arrivati, sono ragazzi splendidi che hanno sposato la causa e la stiamo portando dall'inizio alla fine. È un gruppo eccezionale quello che ho io, è un gruppo che farà vedere a tutti quello che siamo capaci di fare.
Quindi, perché qui si dà per scontato, si dava già da luglio che l'Aquila avesse già vinto il campionato e io non ho parlato. Adesso si dà per scontato che l'Aquila vince ancora. L'Aquila, se vince con noi e vince due recuperi, è un punto più. Perdonami Luigi, cioè, ma c'è qualcuno qui presente che secondo te ovviamente ha questa idea o si parlava in generale di quello Io che è il campionato? poi hai sentito qualsiasi persona a cui hai intervistato, tranne Francesco, è troppo il direttore, chiaramente, dice chi sta meglio all'Aquila, spiegatemi perché. Perché? Vabbè, Ditemi perché. Plinio, perché sta meglio l'Aquila secondo te? No, aspetta, meglio nel senso di condizione fisica adesso e psicologica, perché l'Aquila nelle ultime quattro partite ha fatto più punti di Avezzano e Giulianova, soltanto per Che questo. significa questo, Plinio, scusa? Che l'Aquila ha Non fatto significa. 24 partite, significa A zero. livello. Allora, Aspetta, a livello. per giudicare una squadra se sta bene o male fisicamente, bisogna venire a vedere allenamenti e bisogna venire a vedere partite. Allora, poi ci Allora, rendiamo conto se sta bene o se sta male fisicamente. Quindi, Gigi, se avendo 4 attenzione. partite, 5 partite, 12 partite, significa che io ho vinte 20 di fila. Che Non mi farà discorso è? intendere, Gigi, non mi Sempre farà io non ti intendere. prendendo, non ti prendendo mai. Aspetta, fammi parlare. Allora, io dico che nelle ultime 4-5 partite l'Aquila ha totalizzato più punti di Avezzano e Giulianova. E in virtù di questa considerazione, io oggi dico. Plinio, perdonami, la mia domanda è stata questa qualche minuto fa. Chi arriva meglio allo scontro di domenica? Chi ci arriva meglio sotto tanti punti di vista? Questa Allora, è stata la mia domanda. se dovessi dare in percentuale, dico 51 L'Aquila e 49 Avezzano. Perché? Perché ha vinto 4 partite le ultime 5, non ho capito. Pure le Esatto, partite sì. nostre le hai viste, non è che non le hai viste. Hai Certo. visto che Lanciano abbiamo giocato una porta al primo tempo, hai visto l'arbitro quello che ha combinato, hai visto a Pontovano come abbiamo giocato. L'unica partita che non abbiamo mai steccato una partita, mai. Quindi non capisco su che base dite che l'Aquila sta mai. Ma per carità, ognuno può Per dire una la sua. questione di risultati, solo per una questione di risultati, punto. Parli Solo fisica, per. ma hai detto fisica prima, una questione fisica o di No, risultato? psicologica, Ma psicologica, psichica, perché noi psichica. psicologica siamo male? Scusa, abbiamo vinto domenica, perché Non siamo ho male? detto che sta. Ah, e continuiamo a non capirci. Non ho detto che sta male, ho detto che psicologicamente l'Aquila oggi, dopo aver vinto quattro Dopo partite aver perso mercoledì, precedentemente. sta meglio di me che ho vinto domenica, ho capito. Ah, beh, allora sarà che la psicologia la vede diversa. Comunque, Vabbè, siccome questi sono pareri, ovviamente, no, per carità, che si danno, eh. Lorenzo, io me ne devo andare, che ho un impegno un po' improrogabile, proprio, se no mi si fa troppo tardi. Non mi credo di fare così tardi, devo scappare, vi chiedo scusa e vi saluto Sì, tutti. io però ti volevo fare un'altra domanda. Questi Dimmi, dimmi. sono i sogni presenti, del presente di Luigi Ridolfi, ovviamente sono quelli della vittoria del campionato. C'è un sogno futuro, c'è un progetto futuro per quel che riguarda Luigi Ridolfi? Il progetto futuro è innanzitutto quello di vincere con l'Avezzano il campionato, poi del futuro ne parlerò dopo. E poi chiaro che nel calcio può sempre succedere di tutto, perché chiaramente può succedere che Luigi Ridolfi resti ad Avezzano così come va via, ma cambierà poco, nel senso che l'Avezzano è sempre l'Avezzano e andrà avanti sicuramente anche senza Luigi Ridolfi, perché c'è stato tanto tempo e potrà starci anche dopo. Quindi vediamo, qualcosa potrebbe anche succedere, ma non per motivi di qualsiasi genere, anche per motivi miei personali, che forse Certo. un anno mi vorrò riposare e forse lo farò, oppure vediamo, non lo so. Questa è una mia intenzione, la dico perché io sono il tipo di persona che non nasconde mai Però niente. giustamente vuoi lasciare da vincente per questo Bravo, anno. io voglio vincere il Ecco. campionato, poi se vado via, lasciare un attimino da vincente la vincente, poi chi vince, secondo me, siamo tutti, perché io ho un gruppo, uno staff, a cominciare dall'allenatore, preparatori, segretari, fisioterapisti, e poi abbiamo un presidente, perché ricordatevi che senza presidente non si vince niente, chi caccia i soldi è la persona più importante. Quindi io voglio lasciare la mia parte da vincente, se vado via da Avezzano,
ma perché lo voglio fare. So che Avezzano sarà bene anche senza di me, perché ci sono stati tanto tempo e ci saranno ancora senza di me, quindi faranno bene lo stesso. Mi dispiace aver fatto questa mezza polemica, anche se non è polemica, No, è proprio assolutamente, ma no, guarda Luigi. No, no, guarda Luigi, noi abbiamo l'abitudine di lasciare telecamere accese e microfoni aperti a tutti, anche, e No, non ma è io però ovviamente riferito a te, anche a chi, tra virgolette, non se lo sembra che ce l'ho, no, meriterebbe. ma sembra che ce l'ho con Plinio, non ce l'ho assolutamente con Plinio, perché No, Plinio no, ma voi lo state sa, noi discutendo. stiamo discutendo, e quindi no, ma ci tengo a precisarlo perché da fuori Luigi, magari. perdonami, i problemi veri purtroppo sono a No, qualche non è chilometro di no. distanza. Queste sono Sì, no, fesserie, tra sicuramente. virgolette, passami il Poi ti termine. ripeto, il futuro vedremo, anche se te l'ho detto, può succedere perché ho fatto un anno, a marzo si fa un anno e sono stanco, questo lo dico, perché farlo ad Avezzano È è tosta, insomma. duro per me, Sì. è durissima, anche se riconosco ogni cosa al presidente che mi ha fatto lavorare benissimo. E è una persona a cui voglio bene, è una persona che per me mi ha dato tantissimo. Però sono anche stanco, questo non ho dubbi a dirlo perché è pesante perché quando devi vincere per forza poi arrivi ad un punto dove diventa difficile, quindi molto probabilmente prenderò una decisione alla fine, ma vorrò anche vedere un attimino di stare più tranquillo, tutto qua. Vi Luigi, saluto e vi grazie, so che ringrazio. devi scappare, sei gentilissimo, un abbraccio, in bocca al lupo per Grazie domenica e grazie, grazie di cuore, ringrazio anche il presidente a per tutti. Ciao. essere. Grazie Luigi, Ciao, grazie a grazie, tutti, un grazie a abbraccio a te. Francesco. Ciao, ciao. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie a Luigi Ridolfi, direttore sportivo. Insomma, no, si è risentito Plinio, ma giustamente deve essere così perché ognuno vuole portare l'acqua al proprio mulino, no? Come si dice in gergo. Sì, ma alla fin fine, Lorenzo, questa è una partita, ne mancano ancora altre sette, no? Sì. Quindi non significa che se l'Aquila si appresta a giocare questa partita, Vabbè, ma secondo. tu hai dato un tuo giudizio ovviamente basandoti su tue sensazioni, no? Sul fatto che mentalmente, secondo te, l'Aquila arriva meglio. Sicuramente con le tue affermazioni non hai Ma sì, perché ha sminuito tutto il da lavoro, guadagnare, chi ha no, da ma non hai sminuito perdere? il lavoro della società in primis, e non hai sminuito il lavoro del direttore a cascata anche del gruppo squadra. Questo insomma credo sia stato abbastanza chiaro. Sì, ma l'Aquila ha tutto da guadagnare da una partita del genere. Deve giocare per vincere l'Aquila, perché se pareggia o perde, il campionato è andato, capito? Quindi chi deve temere di più è l'Avezzano, al quale continuo a dire il punto, il pareggio domani, può stare bene, secondo me, perché tiene l'Aquila a distanza e l'Aquila poteva andare a Giulianova, capito? Quindi Sì, potrebbe sì. anche quella essere una partita di eliminazione diretta. E beneficiarne l'Avezzano. Beh, gli incroci sono da osservare. A proposito di incroci, perché Claudio Cicchi questo campionato lo conosce davvero, davvero bene. Claudio, se andiamo a vedere gli incroci, ve li faccio vedere quelli di domani. Insomma, ce ne sono tanti, no? C'è qualche squadra che ha deluso, non ce lo possiamo nascondere. Di quelle anche che storicamente hanno fatto sempre campionati importanti. Ce n'è una che ti ha impressionato negativamente, e poi se ce n'è una ovviamente che invece ti ha fatto impressione in positivo. Ma diciamo che forse sarei aspettato qualcosa di più dal Sambuceto, perché con la squadra che ha messo Sì, su. dimissioni rientrate dopo appena 24 ore, quelle di Ronci che le aveva date appunto nella giornata di lunedì, e poi però respinte dalla società, e Donato Ronci ha deciso di rimanere in panchina. Sì, come organico io penso che la squadra di Ronci potesse veramente ambire a qualcosa di più di un campionato come quello che sta disputando. La squadra era stata allestita veramente alla grande, secondo me. E per quanto riguarda la sorpresa, io direi il Pondeumano che
come dicevate prima, dopo 7 gare era 0 punti e Walter Piccioni ha fatto per me un grandissimo lavoro e si è portata proprio a ridosso della zona playoff, anche se è ancora vicina alla zona playout, però penso che quello che ha fatto veramente merita il massimo elogio. Poi per quanto riguarda la Torrese, per me è una delle squadre più forti della stagione, ogni anno si conferma come una vera e propria leader del campionato ed è quella che sicuramente ho visto più volte, mi ha destato la maggiore impressione. E non dimenticherei neanche l'Alba Adriatica, che gioca un gran bel calcio, adesso deve recuperare alcune partite, però che non dimentichiamo stava sempre ai margini dei playoff e De Amicis veramente ha svolto un lavoro veramente straordinario. Ma sicuramente 3 partite da recuperare per la formazione vibratiana che si attesta per ora a quota 34, però insomma in teoria potrebbe addirittura arrivare a quota 40-43. Ultimo giro, Plinio, anzi vado da Francesco Scamurra, quale secondo te, ovviamente escludendo il match tra Avezzano e l'Aquila, la partita che potrebbe dirci tante cose, forse definitive? Ti faccio rivedere la schermata che sicuramente conoscerai a memoria. Anche per quel che riguarda la bassa classifica, Francesco, ovviamente. Lorenzo, ti dico, secondo me potrebbe essere, anzi potrebbero essere 2 gare importanti, sicuramente Casalbordino Ponte Pomano, che chi delle due insomma dovesse vincere potrebbe mettere insomma una bella pietra circa le ambizioni, le rispettive ambizioni. Io penso che qualora Ponte Pomano riuscisse a fare risultato a Casalbordino, potrebbe addirittura pensare alla salvezza diretta senza passare per la lotteria dei play-out. Molto importante sarà appunto, ecco, anche San Buceto Montesilvano per testare un po', come dicevi prima tu, il termometro dopo le dimissioni rientrate di Ronci. Io, Lorenzo, se mi dai un minuto, si è parlato di tante squadre rivelazioni di stagione e in effetti sono d'accordo con quasi tutto quello che è stato detto. Mi preme soltanto fare una piccola osservazione. Ad inizio trasmissione si parlava delle squadre che, come diceva De Dominicis, che da anni fanno parte di questo torneo. Tra queste non posso non citarne due: la Virtus Cupello e il Capistrello. Il Capistrello da dicembre gioca praticamente senza attacco. Esatto. E questa è un qualcosa che a mio avviso va rimarcata, perché è andato via Aquino e non è stato, diciamo, rimpiazzato sì. All'altezza. Si è reinventato Daniele Di Girolamo, mister Giordani, come aveva fatto l'anno scorso il cugino Paolo, e soprattutto al Capistrello c'è un calciatore, un 2003 Salvati, di sì. Cui si sentirà parlare. Ma per ora se ne parla poco di questo ragazzo, ma credo che al pari di Braghini, che ha lo stesso anno di nascita, debba essere attenzionato. Braghini è attenzionato da diversi mesi, Braghini, non voglio Braghini dire anni, anche ma... da società di stampo professionista. Tu, sì, assolutamente. Sì, e sì. Ti dico di più, un plauso, io detto già all'inizio del penne di Fabio Olci, io lo farei al Cupello. Il Cupello da 2 mesi e mezzo gioca senza Capitoli, Claudio, Marinelli, Ravanelli che è arrivato e andato via, Racciatti che è uno dei forse, forse Vito Marinelli da più di 2 mesi, forse. Sì, no, io ti do perché sì. Vito era rientrato, poi ha avuto un problema un altro, Racciatti e Napolitano. Quindi, secondo me, Panfilo Carlucci, come si diceva dei calciatori, secondo me è un altro di quelli da dover tenere sotto controllo. Carlucci da sempre allenatore di categoria, uno secondo me, parere personale, dei migliori, perché ha fatto sempre fruttare alla grande il materiale umano che aveva a disposizione. Sì. E poi ciliegina sulla torta, quelle 7 vittorie consecutive che aveva fatto, dico, sognare i cupellesi,
che poi si sono svegliati male in quel dispoltore, se non erro, con una cocente certo, sconfitta certo. Per 3-0, Francesco. Sì, Cupello e Pontevomano hanno fatto, diciamo, un percorso. Percorso inverso, sì. Una 7 punti, 0, 7 giornate full, come si vuol dire. Io, Lorenzo, il campionato quindi, è bello. Sì, le due partite le hai cerchiate bene. Luigi Prosperi, e poi davvero andiamo in chiusura. Secondo te la partita più interessante quale potrebbe essere, e a proposito di quello che diceva Francesco, il Cupello ha vinto 7 partite di fila, il Pontevomano invece nelle prime 7 ha fatto percorso inverso in negativo, cioè le ha perse tutte, eppure la classifica dice che tra le due squadre c'è solamente un punto, quindi vuol dire che questo campionato ancora una volta si decide e si deciderà nella parte storica, no? Quello che va da febbraio ad aprile, febbraio-marzo, Luigi. Sì, conferma che questo intanto è un campionato assolutamente equilibrato. Se tu guardi la distanza tra la zona playoff e quella, diciamo, più in basso, i punti se non ho visto male, dovrebbero essere 8, quindi pensa quanto compatta sia la situazione. 31 Angolano e 39 Montesilvano. Angolano e Spoltore ne hanno 31, quindi parliamo della zona play-out, quindi anche qui completamente tutto in evoluzione, così come in evoluzione sono state le storie di questo torneo di Capistrello e Pontevomano, che come diceva Francesco sono assolutamente, come dire, all'inverso nel percorso della stagione. Sono d'accordo anch'io ancora con Francesco sul fatto che nessuno non avrebbe esonerato il tecnico dopo quelle prime partite. Poi c'è un'altra variante di cui forse non abbiamo parlato in questa puntata, che è quella della possibilità delle finestre di mercato, che anche quest'anno, insomma, sono state più ampie rispetto. Sì, hanno spezzettato un po' anche il ritmo, diciamo, no? E la qualità delle squadre. Sì, ma hanno anche permesso, insomma, di sistemare quello che c'era da sistemare. In testa, insomma, il direttore Cicchi ha potuto, diciamo, risistemare l'Aquila dove eventualmente ed evidentemente andava sistemata, così come è successo al Pontevomano e, perché no, soprattutto anche al Casal Bordino. Ed ecco perché, come insomma sottolinei molto spesso tu durante la domenica, il Casal Bordino è un'altra squadra, ed ecco perché è partita, sì, poi questa rincorsa. Se mi permetti, io mi prendo 30 sì, secondi anche per sottolineare che nessuno ha detto che l'Aquila arriva meglio, almeno non da parte mia. Le due squadre arrivano in maniera diversa, molto diversa, perché aveva ragione anche, insomma, il direttore di Dolfi nel dire che comunque la posizione dell'Avezzano resta una posizione privilegiata, una posizione che ha portato la squadra in testa alla classifica per tantissimo tempo, che l'ha fatta reagire anche dopo la sconfitta che poteva essere pesantissima di Giulianova. Ma è chiaro che per noi addetti ai lavori, chi rincorre ci deve necessariamente arrivare con più entusiasmo, e di conseguenza ci arriva, diciamo, con maggiore freschezza e quasi con doverosa maggiore freschezza e con più entusiasmo, perché altrimenti, insomma, come dire, al primo errore la rincorsa si interrompe e diventa, cioè è un equilibrio delicatissimo sia da una parte che dall'altra, e nessuno ha detto che l'Avezzano abbia qualcosa in meno rispetto all'Aquila, non fosse altro che alla classifica stessa che lo sta lì a dimostrare. È un momento cruciale della stagione e questa è una gara cruciale della stagione, assolutamente. Ovviamente ognuno rivendica il proprio certo, lavoro, certo, considerando anche che l'Avezzano gioca in casa, ecco, quindi ecco, non dimentichiamoci nemmeno di questo, certo. Ecco, e che è molto molto, come dire, fra virgolette, ha, come diceva Plinio, due risultati su tre a disposizione, perché è chiaro che il pareggio tiene le distanze diciamo invariate, a netto dei, come dicevo prima, dei recuperi che l'Aquila deve
deve ancora fare e che deve ancora vincere, dicevi bene tu, insomma nei recuperi poi il risultato non è mai scontato quando si gioca così tanto frequentemente, ma nessuno l'Aquila che ovviamente ha anche i turni di coppa, l'Aquila che ha anche i turni di coppa, bisogna centinare le forze per trovare gli uomini giusti. È delicatissima la questione, lo è per l'Avezzano, che è chiaro che ha frenato, è chiaro anche che ha fatto delle buone prestazioni anche quando non ha ottenuto i tre punti, ma è evidente che insomma rispetto a quello che c'era al percorso e al ritmo che aveva prima c'è stata una frenata e questo ha permesso poi soprattutto all'Aquila di rientrare in corsa, altrimenti non sarebbe stato possibile, sì. Anche nonostante gli sforzi insomma nel rinforzare la squadra e nel renderla ulteriormente competitiva. Plinio, ti chiedo riguardando velocemente la classifica di questo girone, qual è secondo te la squadra che rischia di più nelle zone basse, soprattutto parlando di quelle che storicamente hanno sempre disputato questo campionato? Stavo guardando il calendario dello Spoltore, non è semplicissimo. Ad esempio l'Angolana domenica gioca in casa contro l'ultima della classe Villa 2015, sulla carta sembrerebbe facile, ma la formazione di Vitale dà fastidio a tanti. Beh, allora rispondo alla domanda che hai posto prima. Io oltre all'Aquila, Avezzano, l'Aquila sceglierei Casal Bordino Ponte Romano come partita da vedere assolutamente, perché secondo me sono le due squadre attualmente che più importanti di tutte le altre. Bravissimo, esatto. Sì. Esatto. Stanno meglio. E poi voglio andare un po' più in là. Ricordatevi domenica prossima il derby fra Capistrello e Avezzano. Io sono straconvinto che quella partita potrebbe decidere veramente il destino dell'Avezzano e di conseguenza quello dell'Aquila e del Giulianova. Ricordatevi questa partita. Per quanto riguarda le posizioni di bassa classifica. Scusami, Capistrello che l'anno scorso nel mini girone è stato tra virgolette fatale all'Aquila dopo il pari, se esatto, non erro, di Michigan, esatto. Ma la memoria mi può ingannare, arrivato negli ultimi istanti del esatto. Match, un crocevia, insomma, esatto, Capistrello esatto. C'è sempre, lo possiamo dire. Ricordatevi domenica prossima questa partita, perché il Capistrello ha fatto soffrire da Matti l'Avezzano nel derby giocato al De Marzi e sono convinto che potrebbe essere quello veramente il crocevia per il campionato dell'Avezzano. Per quanto riguarda la bassa classifica, vedo male la Bacigalupo Vasto Marina. Ok, questo è il tuo giudizio. Claudio, adesso tira fuori tutta la tua sincerità, tira fuori tutta la tua trasparenza. Chi toglieresti dell'Avezzano domani? Marco Donatato. Ecco quello che penso io. Ma c'è stato, vabbè, tu ovviamente non eri in società d'inizio stagione, però altrimenti avresti sicuramente tentato la carta Donatangelo, no? Qualche spiccioletto per portarlo all'Aquila l'avresti investito, immagino. Ma soprattutto, a parte le sue doti tecniche che ormai conoscono tutti quanti, per l'uomo, perché Marco è un ragazzo eccezionale, che è un uomo da spogliatoio, sia, io dico sempre, sia dentro che fuori dal campo, lui riesce a dare sicurezza, a trascinare sempre i compagni, ed è un ragazzo per bene, quindi sicuramente a me i ragazzi per bene piacciono, cerco sempre di portare ragazzi che diano sicuramente quel qualcosa in più degli altri, e Marco, l'aspetto umano soprattutto, sì, ed è importante, e quindi mi fa più paura Marco Donatangelo che un Dos Santos o un Ben Denso, indubbiamente. Insomma, queste sono dichiarazioni importanti, perché poi lì in mezzo il fulcro è, come ha ricordato Scamurra, questo e toccaferro Claudio Cicchi, potrebbe essere il terzo campionato consecutivo vinto dopo le esperienze a Castelnuovo, dove c'era appunto Claudio, Chieti e appunto Avezzano. Ragazzi, io vi ringrazio, ci siamo trascinati un po' oltre rispetto a quello che doveva essere il tempo dedicato a questa puntata, però con questo parterre, con Enzo De Dominicis e Luigi Ridolfi che ci hanno lasciato qualche minuto fa, insomma, meritava di allungarsi un pochettino questa puntata. Grazie di cuore a tutto. Tu, Plinio, domani dove sarai?
Ad Avezzano, ovviamente, ad Avezzano. Ad Avezzano, ricordo, collegamenti in diretta su Diretta Calcio per vivere le emozioni di questo ma io avrò da fare anche col centro. Pensa che verrà anche il nostro capo Rocco Coletti. Ah, vedi, allora insomma quasi tutta la famiglia, lo possiamo dire, presente al Dei Marsi a dimostrazione che sarà davvero la gara più importante. Claudio ovviamente sarà al Dei Marsi a dare manforte. Claudio, domani il nostro solito cappellino da mettere in testa, perché non abbiamo protezione, tu lo sai, quindi ci può salvare solo la cuffia d'ordinanza. Perfetto, sicuramente saremo all'altezza della situazione. All'altezza della situazione anche sotto l'aspetto dell'abbigliamento. Grazie Claudio, è stato un piacere enorme averti con noi. È un abbraccio grosso anche alla famiglia. Prima ho visto tuo figlio che ti preparava sotto l'aspetto tecnico. Sì, Andrea è sempre presente. Sempre presente. Grazie Claudio, grazie in bocca al lupo per domani a Claudio Cicchi. Luigi, tu che cosa farai domani? Lo sai che cosa faccio io domani? Tu lo saremo bene, saremo presenti su Diretta Calcio per ricevere da parte tua notizie sulle squadre abruzzesi e non solo, che disputano anche altri campionati, ma ci arriveremo anche noi a quei campionati. Come sempre, saremo come sempre fisicamente presenti. Ciao Francesco, grazie. Grazie anche a te, grazie alla redazione di attuttocalcio.tv per aver garantito la presenza di Francesco Scamurra, l'esperto per eccellenza di questo campionato. No, lui non aveva i capelli quando ha cominciato a seguire l'eccellenza. Tra l'altro lo devo salutare Francesco, che non lo vedevo più da tantissimo tempo. Ma lui è sempre uguale. È io che sono cambiato da capello. Tu sei cambiato, sì. Purtroppo gli anni passano anche per me. Quindi... Ti pettinavi anche tu, Luigi, ma il tempo passa. E grazie ovviamente al decano dell'eccellenza e non solo, giornalista di livello di Infomedia News. Ringrazio anche tu la redazione, Plinio, perché insomma poi Infomedia in settimana ha ricevuto anche un bel riconoscimento, no? Quindi esatto. sono contento di questa tua partecipazione. E spero di rivederti presto fisicamente. L'ultima volta che ci siamo visti eravamo proprio a Capistrello, quando il Chieti l'anno scorso ha festeggiato la promozione, la promozione. In Serie D. L'ultimo ringraziamento ovviamente va a voi telespettatori che ci seguite sempre numerosissimi da casa, sul tablet, tramite cellulare, insomma chi più ne ha più ne metta. Vi ringrazio davvero di cuore, ci vediamo sempre di sabato attorno alle ore 22 circa, minuto più minuto meno, per parlare di eccellenza, di quello che è stato e di quello che sarà domani, un po' alla Marzullo maniera, però insomma questa sera mi è venuta così. Grazie davvero di cuore, buonanotte a tutti e soprattutto buona eccellenza da Lorenzo Valeriani.